Bella a tutti i free readers, questo speciale di Free News perché è di pochi minuti la notizia che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato le dimissioni. Quindi finisce ufficialmente il governo del cambiamento Lega 5 Stelle e vedremo che cosa succederà nelle prossime giornate politiche, perché ora serve sicuramente una decisione da parte del Parlamento, una decisione da parte del Capo dello Stato per vedere se si andrà al rivoto entro breve o se si troverà un accordo tra i gruppi parlamentari, che ricordiamo è stato proposto ancora dal senatore Matteo Renzi, dal PD, pur dicendo che lui si vuole togliere personalmente dal governo eventuale che si potrebbe andare a creare tra la somma dei 5 Stelle e del PD per transitare, per far finire questa legislatura, quindi per altri 3 anni. Vedremo un po' quali saranno le scelte, sono molto molto curioso di sapere cosa ne pensate. Noi come associazione Prewid sinceramente siamo sia favorevoli al rivoto, perché ovviamente la parola agli elettori è giusto sempre darla, ma anche favorevoli eventualmente a un accordo tra PD e 5 Stelle, solo se però questo avesse un senso, avesse magari al suo interno nell'accordo di governo un qualcosa di ben definito. Sicuramente sono interessato a sapere le vostre opinioni su questo e, come abbiamo già ricordato, per la cannabis un eventuale governo PD 5 Stelle potrebbe rappresentare un'opzione, un'alternativa valida per riportare al centro dell'agenda politica dei due schieramenti questa tematica della cannabis, che ricordiamo è fondamentale e andrebbe ricordata al governo e ai parlamentari della Repubblica Italiana ogni giorno finché non si trovi una soluzione. Però ricordiamo anche che in caso di vittoria elettorale di Matteo Salvini e della Lega, insomma, la tematica cannabis non è che verrebbe poi affrontata così tanto, anzi magari con un'ulteriore repressione. Questo ovviamente è un invito a riflettere, non vogliamo minimamente imporre una concezione di votazione verso un indirizzo o l'altro, però sicuramente è nostro diritto, nonché dovere, ricordare le posizioni dei partiti politici in gara o in corso di governo e di votazione elettorale parlamentare, perché purtroppo chi si dichiara proibizionista sinceramente ha, a nostro avviso, una posizione anacronistica che non ha senso, che è controproducente per il paese intero e soprattutto per i suoi cittadini, perché si va a perseguire le condotte inutili, si va a continuare a rompere le scatole a persone che non fanno nulla di male, quando altre condotte più gravi e più, diciamo, pericolose vengono comunque tollerate. Perché? Perché sono accettate dalla tradizione italiana. Bene, allora vediamo di sviluppare davvero un cambiamento di concezione, di adeguarci agli studi scientifici, alla scienza, alla socialità. La cannabis è un punto che tutti dovrebbero riconoscere attivo socialmente e dunque fare un passo avanti. Questo a prescindere dalla propria posizione politica. Certo, come detto, i partiti proibizionisti non hanno intenzione però di muovere passi avanti su questo, quindi andrebbe presa una riflessione, fatta una riflessione su chi si va a sostenere, a prescindere da tutto. Questo ovviamente rimane una scelta personale. Noi, come detto, insisteremo nel manifesto perché siamo convinti che un eventuale accordo PD 5 Stelle potrebbe portare allo sviluppo di questo manifesto nelle aule parlamentari, ma siamo pronti anche a una nuova legislatura, a insistere, a continuare a trovare nuovi interlocutori per portare le nostre istanze che crediamo necessarie. E ora rimaniamo in attesa, sto andando a seguire Mentana, che saluto, che sicuramente ci segue, Freewheel News, vado a seguire il suo notiziario, la sua maratona, e ci aggiorniamo presto. Fateci sapere davvero, che è interessante cercare di capire la situazione politica e anche come la vivono le persone che si interessano alla tematica della cannabis. Bella a tutti, Freewheelers. Fino alla libertà.